Grazie Presidente, scusate colleghi, vi chiedo la cortesia, credo che siamo tutti d'accordo, magari nel osservare un minuto di silenzio per il nostro collega portavoce al Municipio IX, Alfredo Emili, che è venuto a mancare qualche giorno fa. Se non dispiace vorrei leggere un messaggio che ci manda, Pelonzi. che ci manda il presidente del nono municipio, Dario D'Innocenti, che ci teneva, insomma, a ricordarlo così. Come avete saputo, domenica notte è mancato Alfredo Emili, nostro collega portavoce del municipio. Il killer maledetto, dopo Massimo, ci ha portato via anche Alfredo, suo fraterno amico da 50 anni. Siamo tutti smarriti e addolorati. Esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutti noi alla sua famiglia. Alfredo era in pensione, ma ha sentito forte l'esigenza di dedicare il suo tempo e le sue energie a lavorare per i cittadini. Entrato in corsa nel nostro gruppo, si è inserito subito con grande disponibilità. Si è fatto apprezzare, impegnandosi tanto nell'ambito delle attività connesse alle commissioni scuola, cultura, sport e politiche sociali, dove era vicepresidente vicario, e ambiente di cui faceva parte. È sempre stato presente a tutti gli incontri, sia municipali che capitolini, che riguardavano l'ambito in cui si stava impegnando, sempre approfondendo temi e cercando di dare il suo fattivo contributo. Dalla parte dei più deboli si è battuto tanto ora per mettere a posto un marciapiede per chi aveva problemi di deambulazione e tanto per aprire una scuola devastata dal fuoco per rivedere i bimbi fra quei banchi. Uomo profondamente onesto e coraggioso, si è dedicato tanto per la realtà del suo territorio che conosceva profondamente, rappresentando necessità e bisogni con fermezza senza mai arrendersi di fronte alle difficoltà anche burocratiche. Mi piace ricordarlo in una foto del suo profilo che lo vede felice abbracciato ai suoi amatissimi nipotini. Ci è di conforto immaginarlo accanto al suo amico Massimo. Quindi ciao Alfredo e grazie al Presidente D'Innocenti. Grazie a lei, consigliera, per questa sua attenzione ed anche al Presidente del nono municipio per questo messaggio. Invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio.